Prima di tutto vi ringrazio tantissimo, nel senso che per me e poi per chi vi dirò successivamente è sempre un po' in attesa diciamo, il feedback che abbiamo di queste iniziative. Ne parlavo prima con il professore quando ci siamo visti, avevamo qualche timore sul fatto che oggi fosse San Valentino. Il fatto invece di vedere la sala gremita veramente ci inorgoglisce e ci dà la forza di continuare in queste iniziative. Sono iniziative che sono davvero particolari, nel senso che quest'anno abbiamo cercato di fare questo progetto che ha visto una collaborazione vallare, nel senso una collaborazione tra Rec Bisogno, la rete del volontariato rappresentata da Elena, che ringrazio tantissimo per tutto il contributo che ci hai fornito, e non solo, e anche dall'ambito della comunità montana. Penso che questo sia davvero un esempio di quanto possa essere importante, penso, per la nostra realtà vallare, collaborare con le varie amministrazioni. E penso che questo sia il risultato, perché comunque è stata molto sfidante questa iniziativa, plasmata su 3 serate consecutive. Ci abbiamo creduto e devo dire che la prima serata, lo dico davvero con estrema sincerità, grazie veramente di essere così numerosi questa sera. Ovviamente ringrazio anche l'amministrazione di Bisogno qui presente con più rappresentanti, non solo ma anche quelli di San Pellegrino, il dirigente scolastico dottor Gotti, grazie di essere venuto, e gli altri professori che ho già visto. Ci sono dei dati molto interessanti, perché questo progetto su 3 serate è stato articolato su più tematiche, numeri che io dico sempre parlano. Vi dico semplicemente che i ritorni dei questionari che abbiamo diciamo, distribuito nelle varie classi, nella quinta elementare, nella terza media e nell'ultimo anno delle quinte superiori, soprattutto quelle delle elementari e delle medie, hanno avuto dei ritorni pari all'85-90%. Infatti ne parlavo anche con il professore. Devo dire è stato molto, molto positivo. Per darvi un'idea sui numeri, noi abbiamo circa coinvolto 3.200 ragazzi, quindi 3.200 famiglie sono state comunque intercettate, e questa è la dimostrazione di quanto sia importante il lavoro di rete, cioè di quanto sia importante il lavoro tra le varie amministrazioni a livello vallare. Io a questo punto lascerei la parola alla professora Mantegazza, che ringrazio di aver accettato il nostro invito. Non aveva altra scelta, perché comunque l'avevamo obbligato, quindi era coattivamente stato prelevato. E ringrazio ancora tutti voi di essere presenti, di stati qua presenti. Grazie davvero. Bene, buonasera a tutti e a tutte. Grazie di questa presenza così numerosa. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questo evento. In particolare volevo ringraziare Luca Quaglia, perché è un grande organizzatore ed è una persona con la quale è molto piacevole avere a che fare, anche al di là dell'aspetto professionale, perché insomma il lavoro è fatto di relazioni umane, no? E quindi quando si incontra una persona gradevole diventa tutto anche più facile, anche le questioni tecniche che si risolvono più facilmente. Allora, noi iniziamo questa sera un percorso di 3 incontri. Naturalmente ogni incontro fa anche parte a sé, inizia, però l'idea è di un discorso che in qualche modo ha 3 tappe, che vuole rispondere ad una domanda che ci poniamo subito, che è la domanda che credo tutti i genitori del mondo si pongono: e saremo in grado di essere dei buoni genitori? Riusciremo a essere dei buoni genitori? Io credo che ce la faremo a crescere dei figli il più possibile sereni e il più possibile felici. Ecco, io credo che la risposta sia non è che se dobbiamo, ce la dobbiamo fare, non c'è neanche da porsi la domanda, è una cosa che noi dobbiamo fare. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo pensare di non avere delle competenze, delle capacità. Il mestiere di genitori è un mestiere che non prevede alibi, non possiamo cercare alibi. Noi dobbiamo riuscire ad essere dei buoni genitori, non eccellenti, non i migliori genitori del mondo, ma i migliori genitori possibili per i nostri figli. Non è soltanto possibile, è necessario. E non ci sono veramente alibi. Io dico sempre,
Ci sono padri e madri che sono riusciti ad essere padri e madri anche ad Auschwitz, anche nei campi di sterminio. Quindi immaginiamoci se noi, in una situazione che è infinitamente meno tragica, non dobbiamo riuscirci. Certamente è difficile, certamente viviamo in un'epoca qui è più difficile forse essere genitori rispetto ad altri momenti storici, o comunque tocca a noi, è inutile fare confronto, adesso siamo noi in campo con i nostri bambini, i nostri ragazzi o i nostri allievi se siamo insegnanti. E quindi oggi parleremo di questo titolo, come ci ricorderanno i nostri figli, oggi ci domanderemo come possiamo incidere sui nostri ragazzi. La prossima settimana parleremo invece della scuola. Io ho letto con molta attenzione i questionari che i ragazzi di terza media e i bambini di quinta elementare mi hanno fatto avere, sono molto interessanti, veramente molto interessanti, alcuni anche molto divertenti, li vedremo insieme la settimana prossima, e a partire da quello che hanno scritto i ragazzi, che danno delle indicazioni molto chiare, veramente molto chiare, cercheremo di capire quale può essere un possibile rapporto tra scuola e famiglia. E l'ultimo incontro sarà l'incontro sulla morte. Io dico subito, sarà un incontro leggero, sarà un incontro lieve, sarà un incontro dove metteremo in campo anche l'ironia, dove metteremo in campo anche il sorriso. È un tema che è sicuramente un tema spiazzante, è certamente un tema di quelli che uno può prendere a cuore leggero, però perché abbiamo scelto di fare un incontro sulla morte? E i temi sono di tutti concordati con l'organizzazione, perché se riusciamo ad educare alla morte, se riusciamo a essere genitori o maestri davanti alla morte, allora tutto il resto può venirci quasi più facile. Se questo tema riusciamo comunque a farlo nostro, che è il tema più terribile per certi versi, allora possiamo essere tranquilli anche sulle altre questioni. Ma partiamo dal tema di oggi. Come ci ricorderanno i nostri figli? Questo titolo mi è stato suggerito da Luca Quaglia, l'ho pensato lui, è un titolo che mi è piaciuto subito, perché io continuo a partecipare a incontri sui giovani, sui bambini, sui ragazzi, si parla tanto dei giovani, si parla tanto, ed è giusto perché va bene, parliamo un po' poco di noi adulti. Diamo un po' per scontato, noi adulti siamo così, andiamo bene, no, noi adulti andiamo bene, siamo bravi. I giovani no, i bambini no, i ragazzi, gli adolescenti. Proviamo un po' a parlare di noi, proviamo un po' a guardarci in faccia. Come ci ricorderanno i nostri figli? Può darsi che ci ricorderanno così. Per me, bambino, tutto quello che mi gridavi era un ordine del cielo, non lo dimenticavo mai. Poiché da bambino stavo con te soprattutto durante i pasti, le tue lezioni erano in massima parte lezioni su come ci si comporta a tavola. Quello che si metteva in tavola doveva essere mangiato, sulla bontà del cibo non si discuteva, ma tu spesso lo trovavi immangiabile, lo chiamavi mangime e affermavi che la bestia, la cuoca, l'aveva rovinato. Poiché tu, in considerazione del tuo appetito, mangiavi tutto rapidamente, bollente e a grossi bocconi, anche tuo figlio doveva affrettarsi. E a tavola regnava un cupo silenzio, interrotto dalle esortazioni: prima mangia, poi parla, oppure più la svelta, oppure vedi, io ho già finito da un bel pezzo. Gli ossi non si potevano rosicchiare, ma tu lo facevi. L'aceto non si poteva bere, ma tu lo facevi. La cosa più importante era tagliare il pane diritto, che tu però lo facessi con un coltello grondante di sugo era indifferente. Si doveva fare attenzione a non lasciar cadere avanzi di cibo sul pavimento, di solito erano tutti sotto di te. A tavola ci si doveva occupare soltanto del pasto, tu però ti tagliavi le unghie, facevi la punta alle matite, pulivi le orecchie con uno stuzzicadenti. Questo è un padre. E le madri come saranno ricordate? Ti guardo, madre, e provo un dissidio terribile, lacerante, l'istintiva attrazione per il mio stesso sangue e l'irrevocabile rifiuto per ciò che sei stata, per ciò che ancora sei. Penso anche, madre, che solo odiandoti sarai finalmente capace di strapparmi delle tue radici, ma non posso. Non ci riesco. È come se si lacerasse un velo. Ora la nostra storia è tutta qui, la storia mancata di una madre e di una figlia. Una non storia. Lasciami andare, madre.
Questi sono due libri che vi consiglio se non li avete già letti. Il primo è Lettera al padre di Franz Kafka, un'opera importantissima di uno dei più grandi scrittori del Novecento, che scrive una lunga lettera, un racconto lungo, una lettera importante a suo padre, e gli rimprovera tra le altre cose quello che avete sentito. Il secondo libro è invece, si intitola Lasciami andare madre, di Helga Schneider, un'autrice tedesca, la cui madre era un'aguzzina delle SS, proprio uno di quelli che lavorava dentro i campi di sterminio. A 4 anni abbandona la figlia per andare a fare carriera nelle SS, la figlia poi diventa grande e quando la madre ormai è molto anziana vuole incontrarla. E la madre è rimasta una nazista convinta di aver fatto bene, di aver sterminato giustamente gli ebrei, e questo straordinario libro, Lasciami andare madre, si conclude con un non incontro, una non riappacificazione con questa madre nazista, in cui il problema non è soltanto che è nazista, ma che non è stata una madre, quindi le due cose insieme. Allora è chiaro che noi non saremo ricordati così, certamente non come genitori nazisti sterminatori di ebrei, questo come minimo, forse nemmeno come il padre di Kafka. Ma come saremo ricordati? Allora io ho cercato, anche per rendere più così più fruibile la serata, di portare qualche oggetto simbolico, che alcuni sono dentro questo sacchetto, altri sono qua, che in qualche modo gli oggetti poi li metteremo su questo tavolo e ci serviranno per accompagnare la serata. Un genitore potrà essere ricordato in tanti modi, alcuni positivi, alcuni negativi. Come saremo ricordati? Partiamo da questo oggetto, che è una di quelle schede di parcheggio per le persone disabili, un pass che le persone disabili mettono sul cruscotto della macchina per poter parcheggiare nei parcheggi a loro riservati. Perché partiamo da qua? Partiamo da qua perché lo so che è un posto per disabili. Porca miseria, piove, l'altro parcheggio è 1 chilometro, devo entrare un attimo, devo prendere le sigarette. Ascolta, stai in macchina, se vedi il vigile suona il clacson, parcheggio qui e scendo. Tanto non vorrei mica che arrivi il disabile proprio adesso. Lasciamo stare l'aspetto legale di questa cosa. Lasciamo stare anche l'aspetto etico di questa cosa. Prendiamo l'aspetto educativo. Un padre e una madre che fanno questa cosa. O certamente, se si tratta di entrare a prendere sigarette e uscire, è altamente improbabile che si stia veramente danneggiando un disabile. Cioè deve proprio passare di lì in quel momento e voler parcheggiare. Il problema non è questo. Noi stiamo dicendo a nostro figlio, che è in macchina con noi, che le regole, sì, va bene, valgono però. Noi potremmo essere ricordati come persone incoerenti, come persone che continuano ad insistere sul fatto che i bambini non rispettano, che i ragazzi non rispettano le regole, che ci vuole più disciplina, che i ragazzi sono incoerenti, che ci vuole più severità da parte delle forze dell'ordine, tutte cose che possono anche essere giuste, ma quando tocca a noi rispettare le regole, rischiamo di essere ricordati dai nostri figli come quelli per i quali le regole vanno bene finché però non mi causano un piccolo fastidio. Vanno bene come principi morali, e certo, chi potrebbe mettere in dubbio il diritto di un disabile a vivere in maniera civile, umana, in una città? Non soltanto un pazzo, un razzista, non lo so. Ma nel momento in cui sono soltanto 5 minuti, cosa vuoi che sia? Guarda se c'è il vigile. Ecco, in quel momento noi stiamo dando un messaggio educativo fortissimo. Vorrei dirvi che la forza educativa del comportamento dell'adulto noi la sottovalutiamo. Certo che il web ha un grande potere educativo, secondo me soprattutto diseducativo. Certo che Ibrahimovic, l'attore, il cantante sono dei modelli, Berlusconi, Renzi sono dei modelli perché sono in televisione, perché sono seguiti.
ma noi siamo lì, in carne ed ossa. Noi non siamo fatti di bytes, noi non siamo fatti di pixel su uno schermo, noi siamo il papà e la mamma, lo zio, la zia, il babysitter, l'insegnante, ci vedono, ci toccano, conoscono le nostre abitudini, riconoscono il nostro odore e abbiamo un enorme potere educativo. E quando facciamo una cosa del genere, noi sgretoliamo in 30 secondi anni di educazione in cui abbiamo detto ai nostri figli le regole vanno rispettate. E bisogna stare molto attenti. Allora, se noi riteniamo che vivere in una democrazia significhi rispettare le regole, e in particolare che si rispettano le regole per favorire le persone svantaggiate, cioè le persone che per condizione personale, sociale, come dice la Costituzione, hanno qualche problema in più, no? E quindi in questo caso i disabili, se noi riteniamo questo e se noi educhiamo i nostri figli attraverso questo principio, ma d'altro canto in una democrazia a che cos'altro dovremmo educarli, il nostro comportamento quotidiano deve essere improntato a questo principio. Altrimenti saremo ricordati non soltanto come dei furbetti del quartierino, no? Ma delle persone incoerenti che pretendono dai propri figli il rispetto di regole che a loro volta non rispettano. Questo tema delle regole a me sembra molto importante per tanti motivi. Molto importante perché io ho l'impressione, e non voglio fare un discorso politico, intendiamoci, perché a meno che non intendiamo politico nel senso ampio di gestione della polis, no? Voglio fare un discorso educativo, quindi non mi interessa, anche perché non è possibile identificare una parte politica piuttosto che un'altra, e questo è un dramma. Però mi pare che viviamo in un'epoca storica, in Italia, e soprattutto in Italia, nella quale chi rispetta le regole è un po' scemo, è uno stupidotto, bisogna ridergli dietro. Ma scusi, ma lei vuole pagare l'IVA sulla manodopera? Non è che io voglio pagare l'IVA sulla manodopera, non è che nella mia vita la mia massima aspirazione è pagare l'IVA perché sono felice. C'è una regola, c'è una norma, la pago, non sono contento, ma ritengo che debba rispettare le regole anche laddove queste regole mi costano. Sta parentesi, essendo un lavoratore dipendente, mi gira anche un po' che tutti i mesi mi trattengono fino all'ultimo centesimo e quindi ma sulla manodopera l'IVA non la paga nessuno, ma questa stessa persona. E poi quella che non si può più vivere in Italia, tutti che rubano, e Berlusconi ruba, ma anche Renzi ha rubato, ma anche Vendola ha favorito quello là dell'ASL, ma anche l'estrema destra. Ecco, allora l'incoerenza, no? Le regole servono o no? O siamo degli anarchici? Benissimo, siamo degli anarchici, dichiariamolo, no? Ma se in Italia Valentino Rossi, invece di diventare un mito perché è un motociclista, bravo, campione, adesso un po' in crisi, diventa un idolo perché non ha pagato le tasse, e diventa un esempio perché non ha pagato le tasse. Io ricordo il titolo di un giornale: grazie Valentino, eroe di noi tartassati. Va bene, ma poi non pretendiamo dai ragazzi il rispetto delle regole, perché stiamo creando un'incoerenza. Il nostro comportamento adulto non è coerente rispetto a quello che poi andiamo a pretendere dai ragazzi. Poi ci torniamo sul tema delle tasse, tra un attimo, perché però è un esempio, ed è un esempio molto importante. Allora, che cos'è una regola educativa? Cioè, non una regola del codice della strada. La regola del codice della strada non mi vuole educare. La regola del codice della strada dice: se tu sorpassi in curva c'hai una sanzione, una multa. Non ti voglio educare, ti voglio punire, oppure voglio prevenire il tuo comportamento pericoloso. Ma c'è nessuna attenzione educativa. Quando imponiamo delle regole ai nostri ragazzi, non siamo dei poliziotti, non siamo dei vigili, siamo dei genitori o degli insegnanti. Qual è la differenza? Che io non posso andare a 140 all'ora in centro abitato, anche
anche se non conosco il vigile. E infatti qualunque persona con una divisa ha il diritto, anzi dovere, di fermarmi e di multarmi. Quella è la regola sul piano giuridico. Io ho commesso un reato, c'è un giudice che mi giudicherà. Chi è? Non si sa, dipende dal tribunale, dipende. Il mio papà è il mio papà, la mia mamma è la mia mamma, la mia insegnante è la mia insegnante. Le regole educative, a differenza delle regole del diritto, dipendono dalla relazione educativa. Dipende da chi me le dà e da quanto è credibile chi me le dà. Se a casa mia la regola è non si dicono parolacce e poi quando sono arrabbiato tiro giù tutti i santi di tre religioni bestemmiando come... pretendo veramente che mio figlio rispetti le regole? No, perché ho rotto la relazione di fiducia che ho con lui. Allora, proporre, imporre quelle regole, non è che si propongono, le regole si impongono per definizione. Imporre una regola a un bambino o a un ragazzo, pretendere che la rispetti, sgridarlo o anche punirlo, se non la rispetta, ha senso se c'è una relazione significativa. E la prima caratteristica di una relazione significativa è che io rispetto per primo le regole che voglio che tu rispetti. Le regole richiedono un riconoscimento come persone significative. I colleghi insegnanti presenti sanno perfettamente che il primo giorno di scuola non è che uno entra in classe dice, vale anche per me che ho studenti grandi, 19 anni, e dice, ragazzi, sono il vostro professore di italiano. E questi ti guardano e dicono, e con ciò? Chi ci frega? Chi sei? Dimostracelo. Facci vedere chi sei, facci vedere che sei un bravo insegnante, facci godere l'italiano, presentaci i leopardi in modo che nessuno ce l'ha mai presentato, in modo che andiamo a casa, porco non vedo l'ora di tornare, è talmente bravo l'insegnante, facci vedere che arrivi in orario, facci vedere che correggi i compiti e ce li restituisci esattamente il giorno in cui ci hai promesso che ce li restituivi, facci vedere che ti arrabbi tanto, ma senza urlare, vabbè, senza bestemmiare, senza dire parolacce, senza spaccare oggetti, ma facendoci comunque venire a tremarella lo stesso. Allora, io per un insegnante così, io 14enne, mi butterò nel fuoco, se me lo chiede. E anche i papà e le mamme, certo, i papà e le mamme sono papà e le mamme dal punto di vista biologico, o acquisite se c'è un secondo matrimonio, ma mica basta quello per essere papà e mamma e per poter imporre delle regole. Allora la regola ha senso dentro una relazione di riconoscimento. Se il mio papà dice A e fa B, io farò B, ma non ho il minimo dubbio che farò B e però penserò, non soltanto farò B, ma imparerò a fare B dicendo A. Quindi imparerò non soltanto a fare una cosa sbagliata, ma a fare l'ipocrita. Mando due insegnamenti. Tu devi parcheggiare dove ci sono i disabili e devi arrabbiarti quando un altro parcheggia dove ci sono i disabili. Piccolo comportamento di 5 minuti, dai, cosa vuoi che sia? Devo prendere sigarette, lui smetti anche di fumare, avevi anche un effetto positivo sulla tua salute. Nessun nostro comportamento passa inosservato davanti ai nostri figli, nessun nostro comportamento è al riparo dall'errore, poi lo vedremo, ma la coerenza, essere ricordati come persone incoerenti, apertamente incoerenti. Allora può capitare che parcheggi il giallo del posbiadito, non te ne accorgi, è una distrazione grave, ti becchi lo stesso la multa, proprio non mi ero accorto che era il posto per i disabili, cioè per la carità, non sto parlando dell'errore, sto parlando dell'incoerenza detta, chiarita e esplicitata. Quindi potremmo anche essere ricordati così, potremmo anche essere ricordati come una persona che non fanno quello che dicono di fare. Secondo oggetto, questo è piccolo, devo pescarlo. Questa è una, purtroppo non la vedrete, è una piccola clessidra, una mini clessidra da pochi secondi, immagino, non so, sarà da 10 secondi. Perché noi potremmo anche essere ricordati come prima c'è tutta la parte negativa, poi dopo c'è la parte positiva. Partiamo dal negativo, però un po' di negativo ci vuole, se no facciamo gli ipocriti.
potremmo anche essere ricordati chi è papà e la mamma. Papà e la mamma sono quelli che non hanno mai tempo, non hanno mai tempo di stare con me. Io ero in una terza media a Riccione settimana scorsa, chiedevo ai ragazzi: il vostro papà, parlatemi del vostro papà, cosa vorreste dal vostro papà, qual è il vostro più grande desiderio? Mica i giocattoli, mica il motorino, mica i soldi, mica la PlayStation, mica l'iPod, quelle cose lì. E il sabato, invece di andare a pescare con i suoi amici, stia con me, che quando torna dal lavoro alle 5, invece di stare al baretto fino alle 8, stia con me. Ragazzi, i 14 anni, intendiamoci subito, signori, italiani di famiglia medio-borghese. Quindi il classico italiano della borghesia. Italiani, benestanti, no? Era un quartiere dalla periferia di Riccione, tutti figli di albergatori, di persone che lavorano nell'indotto, quindi persone che stanno bene, ragazzi ben vestiti, ben curati, che hanno tutti i giochi. Però papà, stai un po' di più con me, pianta ad andare a pescare con i tuoi amici tutti i sabati. Ecco, noi potremmo anche essere ricordati come le persone che non hanno mai tempo. Penso che molti di voi sapranno che uno dei grandi testi fondanti della pedagogia occidentale è l'Emilio di Jean-Jacques Rousseau, no? Jean-Jacques Rousseau, ginevrino, scrive questo testo in cui si immagina di prendere un bambino e di rapirlo, portarlo via da Parigi, educarlo in una foresta, in un bosco, dove gli insegna un sacco di cose. C'è un passaggio molto importante di questo testo straordinario che dice: perdere tempo è il segreto di ogni educatore. Come perdere tempo? Perdere tempo è il nostro terrore, porca miseria, non possiamo perdere tempo. E Rousseau dice: se vuoi educare un bambino devi saper perdere tempo, ma non nel senso deteriore, nel senso che devi saper aspettare, stare lì, fare delle cose inutili, non forzare i tempi del bambino, dedicare tutto il tuo tempo togliendolo ad altre attività, anche eventualmente più remunerative. Allora, c'è forse questa cosa, l'ho detta anche l'anno scorso, ma siccome ci credo molto, mi sembra importante, la famosa frase, no? Non è la quantità di tempo che passiamo con i nostri figli a essere importante, ma è la qualità, in quello che gli americani chiamano il quality time. Questo credo che possa concorrere per vincere il premio della più grande bugia che noi ci siamo raccontati come adulti. Non è vero che non è la quantità di tempo, sono palle, scusate il termine, non è vero, è la quantità di tempo che tu passi con tuo figlio a essere importante. Perché un genitore che sta col figlio 2 ore alla settimana, che qualità vuoi che gli dia in quelle 2 ore lì? Il papà che, io faccio sempre l'esempio del papà, chiedo scusa, il papà presente, ma insomma, siccome so che noi siamo quelli che è più difficile, no? Il papà che il figlio lo vede soltanto alla domenica quando lo porta alla partita, un quarto d'ora, però in quel quarto d'ora lì ho una qualità, ma è una qualità cosa che tuo figlio ti guarda e dice: ma chissà chi è questo qui che non lo vedo mai e mi sta portando